Cari amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo a Fano al Politeama per la presentazione del candidato sindaco Stefano Marchegiani per la coalizione Progressisti per Fano 2050. Insieme a lui i rappresentanti delle liste a sostegno della sua candidatura. Andiamo ad incontrare i nostri ospiti e a conoscere il manifesto programmatico. Seguiteci. Marchegiani, qual è il motivo della sua candidatura? Sì, noi ci siamo proposti alle forze politiche con un progetto da confrontare, da costruire insieme. Abbiamo trovato rispondenza con i progressisti che erano già costituiti da qualche tempo e che ci hanno affidato questa responsabilità e che abbiamo accolto con senso di responsabilità, ma anche con l'entusiasmo di trovare convergenze programmatiche che sono poi il cemento della coalizione. Questo entusiasmo si sta moltiplicando andando nei quartieri, nelle frazioni, incontrando le associazioni e affinando il programma. Oggi lo presenteremo agli allenamenti generali, ovviamente, ma il lavoro politico intenso che abbiamo messo in campo e che continueremo si farà anche in questi due mesi per affinare, approfondire e rendere ancora più interessante quello che sarà l'azione amministrativa. Quali sono le tematiche principali del suo programma? C'è un macro tema che interessa a tutti, che è quello della sanità. La sanità non dipende dal Comune di Fano, ma il Comune di Fano può interloquire con la Regione, stimolarla, richiedere, pretendere quei servizi che merita la terza città delle Marche. La riconquista dei servizi dello ospedale Santa Croce, che è stato spogliato negli ultimi anni in modo anche così un po' discuso con il Covid, ma alcune cose devono tornare, una casa della salute, una residenza per gli anziani non assistiti, sono gli elementi minimi che questa città deve assolutamente configurare. Poi ovviamente c'è il tema di una città che partecipi alle politiche, quindi riapertura dei consigli di quartiere, una città inclusiva, democratica, che comprenda tutte le differenze di genere, di religione, di razze, di sessualità, perché Fano è questa, una città che guardi con fiducia all'innovazione tecnologica, al rapporto con le università che pure sono nel territorio, che abbia un rapporto con aziende di grande prestigio che abbiamo, per creare posti di lavoro, perché il Comune non può farlo direttamente, ma può accompagnare dei processi. Una città che rispetti l'ambiente, il recupero dei nostri fiumi che non sono esplorabili, soprattutto partendo da piattaforme di quartiere, ci sono dei punti di contatto tra l'abitato e il Metauro o l'Arzilla che vanno bonificati e sistemati e restituiti alla collettività, ma anche completare il parco del campo d'aviazione, sistemare la pista dei go-kart, ovviamente, che potrebbe essere una grande opportunità per colonizzare una situazione che oggi è in grande degrado. La stiamo discutendo appunto con le comunità, queste cose. Una viabilità che comincia a pensare anche all'impatto futuro della Fano Grosseto quando arriverà questo straordinario collegamento Tirreno-Adriatico, perché arriva a Fano e dobbiamo evitare che sia un impatto negativo. Quindi i temi sono tanti, ovvio, oggettivamente. Lei definisce una società come società plurale, che cosa intende? Plurale, appunto, come dicevo prima, in cui tutti siano accolti, tutti si sentano a loro agio, tutti si sentano protetti e quindi anche le categorie che noi proteggiamo tradizionalmente, come le bambine e i bambini, oggi sappiamo che anche gli adolescenti hanno bisogno di ascolto, di tutela, gli anziani, molti anziani sono soli, ma anche chi ci viene a trovare dall'estero, chi viene qui per lavorare, per sopravvivere. A Fano ci sono 800 badanti che lavorano per le famiglie di Fano, per un importo di spesa di circa 14 milioni di euro, quindi siamo una società che deve essere anche grata a chi viene a dare dei servizi e deve anche essere in grado di restituire un'accoglienza civile per queste categorie. Come ha detto poc'anzi, definendo le macro aree, lei parla di un'amministrazione ad impatto ambientalista. Quali sono i progetti concreti a riguardo? Ma per esempio ridurre l'energivoricità degli edifici pubblici. Abbiamo degli edifici che consumano moltissimo, producono molta CO2, è un lavoro che si è cominciato un po' a fare, ma va intensificato. Completare il parco del campo d'aviazione, qualche operazione di forestazione urbana che dia ossigeno alla città. Dicevo prima del discorso dei nostri fiumi che vanno bonificati col patto di fiume, cioè i comuni che si affacciano sull'asta fluviale vanno coinvolti in un meccanismo efficiente per evitare che sversamenti che poi inquinano il nostro mare, quindi l'ambiente, la salute, la pesca, il turismo, è una filiera assolutamente importante. Poi il rapporto con l'idrogeologia, come conserviamo una risorsa come quella dell'acqua in modo tale da non essere contingentati nel consumo anche estivo, e questi sono problemi che una volta potevano farci sorridere, oggi sono assolutamente urgenti.
Che cosa intende quando definisce Fano come una cerniera tra il nord e il sud delle Marche? Ma la sua collocazione geografica è il terminale della Flaminia, intanto il collegamento con Roma sull'Adriatico, ma poi siamo appunto una cerniera tra le Marche meridionali e la Romagna, ma poi saremo una cerniera Tirreno-Adriatico con Guinza che si riaprirà, una canna, due canne, e questo deve essere un impatto positivo nella città, non negativo. Grandi opportunità, però bisogna mettere in campo quelle infrastrutture che consentono al collegamento Tirreno-Adriatico-Marchigiano e Adriatico-Croazia questo ruolo di cerniera interessante, che possa mediare mondi che hanno una mentalità forse più aperta come quello dell'Emilia-Romagna, ha una mentalità un pochino più conservativa nostra, in un virtuoso rapporto. Ecco, questo può essere Fano. In ultima battuta le chiedo in che maniera intende incrementare la sinergia tra il turismo e le politiche culturali. Beh, mi fa piacere che l'assessore al turismo abbia lanciato anche nelle sue linee programmatiche questa riunificazione che sotto il mio mandato era tale, e cioè turismo e cultura. In Italia non può essere disgiunta questa situazione, perché gran parte del turismo è affidata alla cultura, ai beni monumentali di cui siamo depositari nel mondo come primi in classifica. Ovviamente il turismo è anche un'attività commerciale ed economica, però le politiche del turismo non possono essere disgiunte da quello che accade nel mondo culturale. Abbiamo una città archeologicamente straordinaria, malatestiana, romana, con un grande paesaggio, grandi tradizioni enogastronomiche, tutto questo va tenuto insieme. Un minuto per fare quello che si chiama l'appello al voto, perché dovrebbero votarla? Innanzitutto bisogna andare a votare in generale, poi ognuno voti chi ritiene meglio. Credo che io possa sponsorizzare la mia figura, perché ho una certa esperienza, e anche in politica e anche nella figura di primo cittadino ci vogliono delle capacità che sono quelle di rappresentare al massimo livello, io umilmente cercherò di fare quello che posso, la città, per incamerare finanziamenti, stabilire relazioni, stimolare dei progetti, fare cioè l'ambasciatore di una città che può avere grandi prospettive. Non vogliamo scegliere il meno peggio, ma vogliamo scegliere il meglio per la nostra città, e ci prendiamo questa responsabilità davanti a tutti voi. Andiamo ora ad incontrare i rappresentanti delle liste che sostengono la candidatura di Stefano Marchegiani e le loro proposte. Nel Movimento 5 Stelle ci siamo sempre occupati delle attività sportive e delle tante associazioni sportive che ci sono a Fano. Fano non c'è solamente l'Alma Juventus Fano e la Virtus per la pallavolo, ci sono tante associazioni sportive che si occupano di far fare sport ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, ai grandi e anche agli anziani. Le associazioni sportive svolgono un ruolo di tessuto sociale, perché appunto tengono i ragazzi impegnati durante la giornata e hanno un ruolo molto importante, però mancano le strutture a Fano. Noi come Movimento 5 Stelle vorremmo che, una volta arrivati al governo della città, il comune avesse pronti sempre dei progetti per poter intercettare quelli che sono ogni tanto finanziamenti. Ricordiamo che il comune di Fano ha perso per ben due volte i finanziamenti del bando sport e periferie. Occorre avere i progetti pronti, poi dopo i soldi arrivano. Fano ci vuole assolutamente un nuovo palazzetto dello sport, sia per la pallavolo che per gli eventi. Ci vuole sistemare assolutamente la gradinata dello stadio, però non c'è solamente l'Alma, ripeto, e la Virtus. Occorre fare una nuova palestra, e potrebbe essere indicato il campo dell'ex mattatoio. Occorre prendere in considerazione il fatto di rilevare la piscina Dini Salvarai, perché non siamo assolutamente d'accordo con chi dice che va demolita e va buttata via. Va presa in carico, la provincia la vende per 19.000 euro, va sistemata, va bonificata dall'amianto e poi dopo va riorganizzata, perché a Fano c'è calcio, la pallavolo, il nuoto, società che fanno ciclismo, società che si occupano di bocce, di atletica, sono tante le associazioni sportive, e tutte le associazioni sportive meritano interesse da parte dell'amministrazione comunale. Come Movimento 5 Stelle noi siamo assolutamente d'accordo per far sì che tutte le associazioni abbiano visibilità, abbiano interesse e abbiano le strutture adatte per far svolgere attività sportiva ai nostri concittadini. Sono qui anche per dire ai miei coetanei che non c'è una moda per votare la politica, non è una moda del 2024 essere di destra o di sinistra, credere in qualcosa o meno. È una cosa che ognuno deve ragionare a proprio cervello, ed è stata una cosa che mi è stata detta da tante persone. I beni comuni saranno al centro delle prossime amministrazioni comunali. L'acqua, i rifiuti, l'energia. Sui rifiuti siamo messi molto male, perché le giunte precedenti, Aguzzi e Seri, hanno riempito la discarica di Monteschiantello per fare soldi, e quindi ci troviamo in grande difficoltà.
L'acqua, anche noi non siamo messi bene, dobbiamo attuare politiche di risparmio energetico e di recupero delle acque piovane. L'energia poi è al centro della transizione ecologica, quindi quello che facemmo 10 anni fa, che mise le basi per una politica energetica nel comune di Fano, dobbiamo adesso assolutamente metterla in atto molto rapidamente. Purtroppo sono stati persi 10 anni, non si è fatto quasi nulla. Ora l'energia, le politiche energetiche dovranno caratterizzare la prossima amministrazione marchigiani. La politica per me, per quello che mi è stato insegnato e penso per molti qua, è la forma più alta di servizio che c'è. E quindi dobbiamo ripartire da qua, da un'idea di politica come servizio. Se affrontiamo la politica come servizio, tutto il resto segue, tutto il resto si riesce a fare. Mi chiamo Antonio Dottori, rappresento la Fano dei Quartieri, che è un'associazione nata 20 anni fa e poi anche lista civica, che si è sempre occupata della presentazione a livello periferico dei problemi dei fanesi, nel senso di prendere il posto di quelle che una volta erano le circoscrizioni e quindi permettere alla popolazione in periferia di far sapere al centro quello che, i problemi che hanno. E il candidato sindaco Stefano Marchegiani si è mostrato molto sensibile a questo argomento e quindi noi lo appoggiamo pienamente come lista. Lo scopo principale di questa associazione è quello di fare in modo che ci sia una maggiore partecipazione della popolazione alla cosa pubblica e quindi alla politica e di conseguenza una maggiore libertà, come diceva Giorgio Gaber, libertà e partecipazione. Basta sentir menare i fiumi solo quando purtroppo uccidono le persone nelle piene. Bisogna prevenire e non sempre curare. Bisogna aiutare i meno fortunati, le persone che scappano dalle guerre, ritornare ad avere umanità e guardare sempre il prossimo, oltre al proprio io. E vorrei affrontare l'argomento sanità, che a noi è molto caro ed è stato al centro delle analisi e della preoccupazione della coalizione fin dalle prime battute. Noi come Partito Socialista abbiamo dato un contributo anche progettuale, anche di competenza, perché teniamo molto alla sanità pubblica, per noi è un valore costituzionale, quindi la sanità pubblica va difesa, adeguatamente finanziata, messa in condizioni di rispondere alla domanda di salute dei cittadini. E il privato, noi prendiamo atto, ma non deve dilagare e non deve mettere sotto scacco il sistema pubblico come accade per i medici gettonisti. Per quanto riguarda Fano, la preoccupazione del Santa Croce è grande perché è un ospedale che ha subito uno svuotamento già iniziato anni fa in vista dell'ospedale unico che non si realizzerà, continuato col Covid e ad oggi risulta molto impoverita l'offerta. Quindi noi presentiamo proposte di differenziazione senza creare doppioni con Pesaro, ma di rilancio della realtà ospedaliera fanese. Ma a noi sta anche molto caro il tema della continuità territorio-ospedale, quindi servizi territoriali. Ecco perché nella nostra proposta c'è la richiesta della Casa della Salute. La Casa della Salute è un luogo in cui avviene la presa in carico sia sanitaria che sociosanitaria che sociale. E questa è quella dell'integrazione sociosanitaria, è un argomento caro al PSI e a tutta la coalizione, ne abbiamo parlato anche per l'ambito perché è fondamentale per dare una risposta di prossimità. C'è anche la richiesta di una residenza sanitaria assistita e di un centro residenziale per affetti da patologia di Alzheimer in modo da rispondere in modo adeguato, poter invecchiare a Fano in dignità e sollevando le famiglie da un grande carico. I Verdi sostengono Stefano Marchegiani e tutta la coalizione nel tentativo di migliorare sicuramente la situazione ambientale del comune di Fano, che è piuttosto critica. Siamo consci di quelle che sono le lotte che vanno fatte contro i cambiamenti climatici e quindi riteniamo che anche un'amministrazione comunale debba portare delle migliorie alla situazione attuale. Per questo chiediamo che vengano sviluppati notevolmente i rimboschimenti intorno
alla città in modo di creare un cordone verde che possa migliorare la qualità dell'aria e abbassare le temperature. E un'altra cosa molto importante è la riqualificazione del verde urbano. Purtroppo da tanto tempo le piante abbattute in città non vengono sostituite, creando un microclima molto più pericoloso, con temperature più alte, che soprattutto per gli abitanti del centro e delle zone mare può pregiudicare alcune situazioni di salute. Inoltre sarebbe opportuno incentivare l'agricoltura biologica in tutte le sue forme, soprattutto sul territorio comunale, e non da ultimo, perché è una cosa sicuramente molto importante, sviluppare tutti i terreni legati agli orti degli anziani. Questa è un'attività che ovviamente permette di lavorare quindi il terreno dal punto di vista delle essenze vegetali, ma permette anche di dare la possibilità agli anziani di tenersi in moto e di vivere comunque all'aria aperta in situazioni sicuramente molto più gradevoli. Mi riguarda, vorrei un po' accennare alcuni punti che interessano del nostro programma, che interessano le attività produttive e anche le infrastrutture. Pensiamo che Fano sia rimasta troppo indietro rispetto a delle infrastrutture strategiche che abbiamo progettato anche tanti anni fa. Mi riferisco ad esempio alla strada per le barche. Sono un imprenditore della cantieristica e ci tengo particolarmente. Inoltre ci sono quegli asset fondamentali della città, che sono sicuramente il porto e l'aeroporto, che, come vediamo, soprattutto il porto è in una situazione assolutamente indegna, e una città come Fano, che era stata all'avanguardia proprio per aver costruito un porto turistico, vederlo così sicuramente non se lo merita. Altri asset fondamentali sarà il riuso e come vorremmo riusare la ferrovia e la linea ferroviaria e il tracciato soprattutto della Fano Urbino, così come una grande opportunità verrà dal grande progetto che inizierà e sarà, ci vorranno molti anni, ma del raddoppio della linea ferroviaria, diciamo, adriatica, che ci permetterà in un futuro, nella città che ci immaginiamo, di liberare degli spazi e delle opportunità alternative anche di mobilità dolce all'interno delle due città più grandi dopo Ancona, cioè tra Pesaro e Fano, e non solo. Queste sono un po' le grandi infrastrutture. Ci dovremmo anche domandare quale sarà la ricaduta della riapertura della Guinza, perché Fano è il terminale di questa strada, come lo è della Flaminia, quindi c'è la necessità che Fano si riappropri del proprio ruolo di fine vallata del Metauro, ma non solo, anche del Cesano. In questi anni questo ruolo è stato un po' dimenticato, e la terza città tanto decantata, insomma, quella è Fano, non ha in realtà espresso le proprie qualità e i propri ruoli proprio di capofila. Da ultimo vorrei anche così ricordare lo stato della zona industriale, perché se il Lido o il centro storico sono i salotti della città, dobbiamo ricordarci che un biglietto da visita è anche la zona industriale, dove viene molta gente da fuori a vederci, a fare affari, a costruire, visti anche l'importante società ditte che abbiamo, cantieristi, ma ancora di più la Profilgas, quindi con l'alluminio, e tante altre eccellenze che dobbiamo, e quindi dargli un luogo anche dignitoso per accogliere i propri clienti. Tiziano Sorrentino, coordinatore di Volt. Noi siamo il primo partito paneuropeo nato subito dopo la Brexit per arginare i populismi e i nazionalismi sia di destra che di sinistra. Ad oggi ci avvaliamo di una rete di amministratori e attivisti presenti in 30 paesi europei, e con loro cerchiamo di condividere le migliori pratiche che si possono trovare nelle diverse città europee per arginare i problemi locali.
Quindi vogliamo per Fano, la nostra proposta è quella di cercare di collegare qui con le altre città italiane ed europee per risolvere diversi problemi e per puntare ad un futuro di sviluppo sostenibile, sia in ambito naturalistico, quindi cercando di trovare politiche attive per fermare l'erosione, ma anche per un patto generazionale e quindi cercare di portare politiche per permettere ai giovani di mettere su casa, famiglia, lavorare, per fare in modo che a Fano un giovane si fermi non solo per un lavoro stagionale occasionale, ma anche con una prospettiva di lungo periodo. Noi come Repubblicani Europei siamo stati sempre coerenti nell'ambito di un centro-sinistra di governo. Un centro-sinistra, diciamo, che guarda alla modernità, che guarda allo sviluppo, che guarda soprattutto alla valorizzazione dei nostri territori, della loro storia, dei valori che hanno trasmesso alle giovani generazioni. E questa lista di progressisti con la quale mi ritrovo e ci ritroviamo come Repubblicani Europei è per noi un punto di riferimento importante, perché soprattutto a Fano la nostra tradizione repubblicana da sempre, voglio ricordare il nostro segretario regionale compianto professor Berardi, siamo sempre stati nel centro-sinistra come coscienza anche critica a volte, ma sempre costruttiva, sempre capace di dare un impulso di progresso, un impulso di verità anche rispetto a una stagione politica che naturalmente fa acqua da tutte le parti. Siamo in una situazione difficile, è importante che il centrosinistra e i progressisti si ritrovino insieme, facciano una battaglia di civiltà, una battaglia di politica vera, autentica, nell'interesse della gente che si amministra, nell'interesse di quei cittadini che non debbono diventare di nuovo sudditi. Questa è la realtà con la quale noi ci impegniamo, soprattutto per Fano, ma anche a livello nazionale, per riportare anche la bandiera repubblicana alla sua autentica storia, che è una storia di sinistra democratica, non marxista, ma una sinistra democratica. Termina qui questo speciale dedicato alle elezioni 2024. Vi ringraziamo dell'attenzione. Arrivederci.